Le abbiamo sfidate e loro hanno risposto alla grande. Oggi sono qui le vincitrici del concorso B-Women per allenarsi con la prima squadra dell'Inter femminile. Seguitemi, io vi porterò nel cuore di questa giornata speciale. Innanzitutto complimenti e congratulazioni alle vincitrici. Avete sostenuto delle prove non facilissime, molto impegnative e ci avete stupiti piacevolmente. La vostra abilità e il vostro essere creativo. Ho voluto fortemente questa iniziativa perché ritengo che il calcio femminile, sebbene in questa fase stia attraversando un momento di visibilità importante, meriti maggiore attenzione per raggiungere la dignità che effettivamente merita. Grazie a Inter e B-Win per questa meravigliosa iniziativa. Insieme alla Gazzetta dello Sport siamo riusciti a far coronare il sogno di calcare un palcoscenico nazionale ad alcune ragazze. Questo ribadisce l'impegno che la Gazzetta dello Sport sta seguendo verso tutto il movimento dello sport femminile, in particolare il calcio, e ci auguriamo che possa crescere ancora e avere un futuro sempre più roseo. Oggi è stata una giornata bella, divertente, è stata una bellissima esperienza poter partecipare a questo concorso con le ragazze dell'Inter. Questa per me è stata una grande opportunità, una bellissima esperienza e spero di rifarne altre. E grazie a tutti per l'opportunità. Spero che le ragazze che hanno vinto il contest e che si sono allenate insieme a noi siano divertite, soprattutto che sia stata una bellissima esperienza, che possa dare la possibilità di continuare a praticare questo sport. È stata un'esperienza sicuramente positiva. Sul campo abbiamo lavorato specialmente sulle cose tecniche, sulla tecnica di base, soprattutto avendo a che fare con delle ragazze con qualità molto diverse una dall'altra. E un po' l'abbiamo buttato anche sul divertimento, perché ci sembrava giusto che questa giornata, oltre a fare qualcosa di calcio, ma fare anche qualcosa di divertente. Ci sono delle ragazze che, se, poi tra l'altro sono quelle che hanno vinto il concorso, si vede che giocano a calcio, che qualcosa di buono hanno, e spero che questa giornata di oggi per loro possa essere una bella spinta per realizzare il loro sogno.